Allora, ci troviamo in uno dei tanti stand della festa e siamo in compagnia del sindaco che, a dire la verità, abbiamo sottratto da un lavoro manuale che lui faceva ad aiutare, insomma, un po' tutti questi volontari che si danno un grande affare per questo evento che abbiamo visto coinvolge tantissime persone. Sì, è un evento che ormai è consolidato alla quarta edizione e che proietta che il Saraceno fra i comuni a vocazione maggiormente turistica fra l'area del Lago Negrese e quella della Val d'Agri. Il Saraceno sta giocando negli ultimi anni un ruolo da protagonista come cerniera, come comunità di cerniera fra l'area appunto del Lago Negrese, il Parco del Pollino, e il Parco della Val d'Agri, quindi l'area della Val d'Agri. Abbiamo visto nei vicoletti tantissime persone che si salutavano, tanti emigrati che ritornavano e salutavano le persone residenti, ricordavano situazioni passate. Come vive Castel Saraceno questa particolarità che poi è simile a tanti altri comuni della Basilicata? Una Castel Saraceno che vive l'anno, vive la quotidianità 365 giorni all'anno, e poi c'è un'altra Castel Saraceno o tante piccole cellule di Castel Saraceno sparse un po' dappertutto? Ma guardi, gli emigranti di ritorno sono il primo settore, il primo segmento di turismo cui noi puntiamo, perché rischiamo praticamente di perdere anche le relazioni con gli emigranti dei tempi passati praticamente. Quello è il primo segmento di turismo cui bisogna puntare. Stasera ci sono gli emigranti di ritorno, ma c'è pure tanta altra gente che viene da comuni limitrofi e che non ha alcuna relazione con la comunità di Castel Saraceno. È richiamata da questo evento, dai nostri usi, dai nostri costumi, dalla nostra gastronomia, e quindi quello ci gratifica. E su quello diciamo grazie soprattutto a chi ha organizzato questa festa, che è un comitato spontaneo, cui l'amministrazione dà tutto il supporto che può dare ovviamente. Tra l'altro, sindaco, abbiamo notato molti giovani, tanto entusiasmo giovanile, anche persone mature sicuramente, ma tanti ragazzi, a dimostrazione che se vengono coinvolti nel modo giusto poi rendono, insomma, danno risposte. Ma io sono convinto che il massimo di efficienza che una comunità può avere è capitalizzare tutte le sinergie che può capitalizzare. Quella giovanile è la prima, quella associativa è la seconda. Occorre governare questi fenomeni qua in maniera tale che non sviluppino in conflittualità, ma sviluppano in produttività, quindi in antagonismo positivo. Sindaco, per concludere, stiamo registrando questa intervista in una giornata particolare, da Roma arrivano le voci, ma ahimè anche poi le carte scritte, anche un po' i decreti su una riduzione generalizzata della presenza dello Stato, i piccoli comuni, le province. Ecco, un paese come Castel Saraceno, così come la maggior parte dei comuni di Basilicata, ecco, come vivranno questi momenti? E il sindaco di Castel Saraceno lunedì mattina, come, per dire, lunedì mattina, come si sveglierà, con quale entusiasmo o con quale mal di testa? A parte magari il mal di testa quello. Derivato da queste giornate. A parte quello che ci sarà. Guardi, io penso che i costi, i tagli che si abbattono sugli enti locali siano a livelli ormai insopportabili. Io non credo che ci sia sugli enti locali un'ulteriore comprimibilità della spesa. Certo, occorre andare verso l'unione dei comuni, perché mi pare un'esigenza logistica, organizzativa e economica, però la soppressione delle comunità io credo che sia l'azzeramento delle comunità, sia la perdita di identità di una comunità. Quindi assolutamente sono contrario al fatto che comuni con meno di 1.000 abitanti possano essere soppressi per legge. Sono favorevole invece ad un processo che accompagni i comuni verso un processo di unione, di gestione associata di servizi. Ecco, unione amministrativa, ma non un'unione, diciamo, politica, tra virgolette, cioè vuol dire il municipio, la bandiera, insomma. Guarda, io sugli enti locali non capisco dove possa essere ulteriormente compressa la spesa, perché se il governo immagina che la spesa, gli sprechi sulla spesa siano sugli enti locali, credo che abbia sbagliato proprio capitolo insomma, rispetto a dove buttare la mannaia sul risparmio sul contenimento della spesa pubblica. Gli enti locali non possono più comprimere spesa. L'ulteriore contrizione della spesa costringerebbe in via teorica, praticamente impossibile, a mandar via il personale, cosa che non è praticabile al momento.
Grazie sindaco, e buon lavoro e buona continuazione, grazie. Allora, ci troviamo nel centro storico di Castel Saraceno per un evento ormai consolidato che abbiamo visto coinvolge tantissime persone, tantissimi turisti, tantissimi emigrati, tantissimi giovani. Di Varese. Di Bergamo. Caspita, un pezzo di Lombardia qui a Castel Saraceno. Perché vi trovate qui? Questa festa, io ho i parenti, però. Ma non mi dico, appunto, no, non credo sei partito solo per questa festa. Hai i parenti e quindi vieni a stare un po' qui in Basilicata. Sì, una settimana. Ecco, ma proprio a casa di Saraceno? Sì, sì. E cosa fai durante la settimana, oltre diciamo queste serate che sicuramente saranno piacevoli? Bere, mangiare e basta. Al mare non andate? Sì, io ci vado al mare, io sono qui per vacanza, quindi prima di tutto mare, poi bere, mangiare, quello. Quindi viene. La mattina vai dove? A Policoro probabilmente, o Maratea e poi la sera? Pomeriggio, sera ci si riunisce fra amici. Come trovi i ragazzi castellani, i ragazzi e le ragazze? Molto socievoli. I numeri uno. Certo, ovvio. Ascolta, vi hanno coinvolto in questa iniziativa? Sì, con molta facilità ci siamo integrati. Ma vi siete integrati nel senso che andate a mangiare? Nel senso che brindiamo assieme e il resto viene da sé. O lavorate, date una mano. Noi no, ma neanche loro lavorano perché vogliono godersi la festa. Ecco. Cosa ve ne pare di questo? Una domanda seria, poi ritorniamo a scherzare. Cosa ve ne pare di questo paese? No. Voi proprio nelle città abitate di... Sì, infatti, su da noi una festa del genere è inconcepibile. Non si è mai vista. Però magari nell'Interland, nei paesi più piccoli ci sono. Sì. Però diciamo non come questo. No. Io vengo da un paesino, invece cose così si vedono. Si fanno. E c'è anche un centro storico di questo tipo? Simile, diciamo... Più o meno paragonabili, dai. Cosa ti piace della Basilicata? Cosa mi piace? Beh, sicuramente le persone, prima di tutto. Poi il mangiare. Poi il mangiare e poi il mare. Il mare. Mangiare e bere. Ascoltate, in Basilicata Cost to Cost è un film che ha avuto grande successo. Voi l'avete visto? No. Io l'ho visto. Tu l'hai visto, come ti è sembrato? Rispecchia molto, dai. Dà un risguardo, insomma, di quello che è la vita reale qua. Grazie a questo film tantissime persone sono... O comunque c'è stata un po' una curiosità maggiore verso la Basilicata. Tu nel luogo dove risiedi si parla di Basilicata, sì, o è una regione poco nota? Decisamente no. Quasi non se ne avverte l'esistenza. No. Quando mi ha detto che ci sono tanti abitanti quanti nella provincia di Bergamo, io sono rimasto un po'... E quindi... Non se ne parla, ma ne vale la pena di parlarne di più. Bene. Ecco. E per concludere, poi andiamo dai ragazzi, dai vostri amici. E qual è l'augurio che fate ai vostri, appunto, ai vostri compagni? Nei prossimi anni sarà sempre più bella sta festa, con più gente, che portiamo magari anche noi da sopra. Io dico che il viaggio vale la trasferta, perché assolutamente. Ascolta, tu hai detto di Bergamo. Sei preoccupato per l'Atalanta? Guarda, assolutamente lontano dall'ambiente calcistico. Quindi non preoccupato. Varese va bene come l'anno sembra. Prossimo, l'anno scorso abbiamo sferrato la Serie A, ma quest'anno? Quest'anno andrà male. Andrà male perché hanno venduto. Hanno venduto tutti. E quindi ci sarà un anno di così. Salviamo, dai. Ok. Tanti auguri e andiamo a salutare qualche amico di amica di Castel Saraceno. Allora, tu fai parte dell'organizzazione. Abbiamo visto che vendete anche dei biglietti per sostenere queste iniziative. Così. Esattamente. Praticamente oltre. Praticamente per mandare avanti la festa, per poter comunque produrre e mettere in vendita tutti i prodotti, comunque c'è una piccola spesa da sostenere da parte dell'organizzazione che viene recuperata attraverso la vendita di questi prodotti oltre ai prodotti. Ascolta, come viene vissuta questa iniziativa nei giorni precedenti? Diciamo vi è un'attesa? C'è un fermento abbastanza, si sente proprio la sensazione nel paese, c'è un'euforia che non c'è durante l'arco dell'anno, perché logicamente sono eventi che accadono una volta all'anno. Magari vengono coinvolte anche persone come quelle che avete visto prima, che vengono da fuori, quindi c'è un po' più di... Tra l'altro noi ci siamo stati qui qualche mese fa alla festa dell'Andenna e già si parlava di questa... Esattamente, è praticamente un evento che va di anno in anno, non appena finisce già si inizia a parlare di quello dell'anno successivo, quindi già riparte con l'organizzazione, riparte con le persone, eccetera. Ascolta, tu vivi qui a Castel Saraceno? In realtà no, perché io lavoro a Roma, mi sono laureato e mi sono trasferito a Roma, però ritorno qua. Vieni l'estate? Per i periodi estivi. Quanto tempo rimani?
il periodo delle ferie, adesso tipo giusto il mese giorni, estivo, sì. Quindi, ecco, come vedi questo paese da un osservatorio speciale, qual è il tuo? Perché tu vai fuori però e poi ritorni. Io sono un osservatore poco, diciamo, razionale, essendo nato qua, quindi non riesco a dare... Tu vedi sempre positivo? Io lo vedo positivo, anche se so che... È dura, è difficile. Per chi rimane qui. Ecco, qual è l'incoraggiamento che dai, daresti, insomma, alle persone che vogliono stare qui? Di incentivare tutto durante l'arco dell'anno attività magari simili che coinvolgono persone esterne che magari possono scoprire questi posti e visitarli magari anche nei periodi invernali, che uno dei pochi luoghi magari in Basilicata dove nevica quasi notevolmente quasi sì. Di solito, cioè ogni anno abbiamo queste. Rispetto agli anni scorsi trovi lo stesso entusiasmo, un po' di meno, un po' di più? Per dire la verità, l'entusiasmo da parte delle persone che accolgono è lo stesso, però magari l'afflusso è diminuito un pochino, ho notato. Però probabilmente la coincidenza anche con altre feste. Sì, esatto, magari è dovuto a questo, la coincidenza con altre feste nei paesi limitrofi che magari offrono le stesse cose. Certo. Noi ti ringraziamo, c'è un bel gruppo di ragazze che sicuramente si faranno intervistare. Avvicinati Biagio, allora ti chiami? Giusi. Allora Giusi, tu vivi a Castelsarrazino, sì. Finalmente una persona che ci può, può essere il termometro vero della situazione. Sì. Allora come si appresta a vivere la città questo evento nelle settimane precedenti? Ecco, guarda, cosa si fa concretamente? Tutto, cioè la cittadinanza tutta partecipa all'evento. Comunque tutte queste feste e tutto quello che è stato preparato è preparato dalla cittadinanza intera, quindi non è che nessuno si sottrae alla responsabilità di far riuscire questa festa, quindi tutti ci rendiamo partecipi sperando di fare un buon risultato. È una festa soprattutto di giovani o praticamente vengono coinvolte un po' tutte le fasce? No, vengono coinvolte tutte le fasce d'età perché per esempio anche mia madre e la mia famiglia partecipa attivamente alla festa, quindi sia i giovani che le persone un po' più anziane, forse i giovani di più verso la fine della festa quando si balla, sì. Però durante questo momento vengono coinvolti tutti. Ascolta, vivere a Castelsarrazino, tu sei una studentessa? Studentessa, sì, che vivo a Salerno e poi torno spessissimo a Castello perché sono legata molto dal mio paese. È un po' difficile vivere nei paesi comunque molto piccoli che non ti offrono grandi spazi, grandi alternative, però uno è legato alle proprie radici e quindi cerca in tutti i modi di ritornare. Se tu avessi una bacchetta magica e magari un cospicuo gruzzoletto, in cosa investiresti? Quale secondo te potrebbe essere un'attività che può funzionare qui? Guarda, io di più comunque abbiamo moltissime risorse, noi abbiamo una montagna molto bella, abbiamo comunque c'è molta neve, quindi si potrebbe comunque nelle risorse umane si potrebbe molto darci. Quindi sul turismo, sì, mi pare. Sì, di sul turismo, sì, quindi sì, perché creare le nostre sono molto belle, creare comunque quello che non è stato creato purtroppo, perché forse non ci sono i fondi, non ci sono le possibilità. Cioè, turisti qui un po' l'estate, ma sì, solo l'estate, ma l'inverno comunque siamo soltanto in pochi. I residenti. I residenti. Sì. Grazie. Thank you.
C'è il tondino rosso. Castel San Angelo! Possiamo...
Allora, curiosando negli stand abbiamo conosciuto un simpaticissimo amico che si chiama Giuseppe. Allora, un attimo che ci stanno passando davanti un po' di persone. Giuseppe, allora, tu pure sei negli stand? Sì. Ecco, allora, qual è il tuo compito di questa sera? Vino e acqua. Vino e acqua? In che senso vino e acqua? Spieghiamolo a chi ci sta ascoltando. Allora, togli la mano dalla bocca. Devo mettere vino nelle, oppure vogliono le bottiglie, oppure vogliono i bicchieri. Quindi diciamo sei un tuttofare, sei un jolly. Sì. Cioè praticamente se non ci sei tu, qui si ferma tutto, mi pare di capire. Sì. Ecco, quindi diciamo tu hai sotto controllo tutta la situazione, vero? Sei cascato. Sì. Vero, è così. Ecco. Giuseppe, che scuola fai? La terza devo fare. Terza elementare qui a Castel Saraceno. Sì. Qual è la... Allora, a Castel Saraceno ci sono varie feste. Qual è quella che ti piace di più? Aspetta, fatti fare la domanda. Questa o quella dell'Andenna che si fa, diciamo, nella primavera, diciamo? Ecco. Tutte e due. Ma se devi scegliere? Tutte e due. E se devi scegliere? Tutte e due. Ma se devi fare una scelta? Tutte e due. Vabbè, ma se voglio dire, se tu ad un certo punto ti dicessero, guarda Giuseppe, o fai una o fai l'altra, tu dove andresti? A tutte e due. A tutte e due, benissimo, allora non c'è verso di farti fare una scelta. Ascolta, ho visto che tu sei tra i più piccoli che partecipano a questa manifestazione, ecco, come ti sei organizzato in questi giorni? Ti è stato detto di prepararti? Sì. Come ti sei preparato, diciamo? Bene. Ma come, in che modo? Non è difficilissimo il lavoro che svolgi, vero? Però è un lavoro che devi essere presente e devi stare attento, vero? Ascolta, a scuola come vai? Bene. Ma bene bene o bene così? Bene così così. Bene così, qual è la materia che ti piace di più? Matematico. E quella di meno? Italiano. Veramente? Allora ti voglio mettere alla prova, 6x8? Allora ce lo dirai dai l'anno venturo quando diciamo sarai di un anno più grande. Ascolta, ti piace vedere tutte queste persone per Castel Saraceno? Sì. Vorresti che accadesse sempre? Sì. E invece? Sì. E invece non succede sempre purtroppo, vero? Certe volte, Specialmente quando è inverno. Sono le feste. Ecco, sennò quando è inverno nevica, magari piove, è brutto. Tu che fai il pomeriggio quando magari in piazza non ci sono molte persone? Gioco. E giochi come? Con gli amici. Con gli amici, ma vabbè, a casa o, che ne so, frequenti qualche scuola calcio, frequenti lo sport? Fare scuola calcio. E che ruolo giochi? Attaccante. Attaccante, diciamo, centravanti o sulle ali? Centravanti. Centravanti. Qual è il tuo idolo sportivo? Idolo. Chi? L'idolo. L'idolo, cioè il giocatore più forte secondo te? E tu? E vai con l'Inter ovviamente. Ok, ci sono molti ragazzi come te che vanno con l'Inter? Sì. Ma ce ne sono di più che vanno con la Juve o con l'Inter? Castel Saraceno? Con l'Inter. Ok, ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro. Ciao Giuseppe. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Yeah.